Salve a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata del TG Crypto, il primo TG in Italia che vi segue nel mondo delle criptovalute tutti i giorni. E partiamo subito facendo un salto in Corea. Sono iniziati infatti in Corea dei controlli da parte di due entità per quanto riguarda gli exchange, concentrandosi sui dati personali degli utenti. Infatti dovranno controllare che le norme di privacy e di riservatezza dei dati verranno applicate correttamente e che ovviamente gli exchange non rivendano i dati degli utenti a terze parti. In tal caso saranno previste sanzioni. Facciamo ora un salto in Svizzera perché si è conclusa con successo la prima votazione comunale basata su blockchain. Erano poche le persone che potevano, diciamo così, sfruttare questa iniziativa, però comunque è stata fatta ed è avvenuta con successo e quindi queste persone hanno potuto sfruttare la possibilità di avere le loro identità su una blockchain e quindi di votare da mobile. Si sono concluse con successo le contrattazioni sulla piattaforma WeTrade, una piattaforma che utilizza appunto la tecnologia blockchain di IBM e Hyperledger Fabric per quanto riguarda appunto le attività di trading fra società e banche. Passiamo ora invece al governo delle Bermuda, che ha intenzione di rivedere tutte le normative bancarie per far sì che appunto alle banche gli imprenditori che lavorano nell'ambito blockchain e criptovalute siano più appetibili e meno rischiosi, così da non perdere il treno del progresso. Andiamo invece in Giappone perché stanno pensando di rivedere la base giuridica sulla quale valutare gli exchange. Infatti al momento in Giappone gli exchange sono considerati come dei sistemi di pagamento. Vorrebbero invece inquadrarli come mezzi e strumenti finanziari e di scambio, il che porterebbe quindi a una maggior sicurezza per quanto riguarda gli utenti e anche però la possibilità, considerando appunto gli exchange e gli strumenti finanziari, di operare tramite derivati e quindi magari la creazione di ETF basati sulle criptovalute. Facciamo invece ora un salto in Russia perché la società russa di nome Black Moon ha intenzione di tokenizzare l'IPO di Xiaomi. Xiaomi, il colosso cinese degli smartphone con una capitalizzazione di 54 miliardi, ha intenzione di fare un IPO il 9 luglio sulla borsa di Hong Kong. A questo punto arriva in scena Black Moon, che ha intenzione quindi di acquisire una parte di queste azioni e poi rivenderle tramite token allo stesso prezzo di valutazione ovviamente delle azioni dell'IPO di Xiaomi. In successione quindi poi gli utenti potranno riscattarle in valute digitali, anche se stanno lavorando ad altri sistemi di riscatto, oppure ovviamente ottenersi i token che corrispondono appunto alle azioni di Xiaomi. Molto interessante questa cosa perché si inserisce in un contesto giuridico molto interessante. Infatti il dibattito se gli ICO, quindi i token derivati dagli ICO, sono delle security o delle utility è ancora completamente aperto. In questo caso vorrebbe confermare la teoria secondo la quale i token degli ICO sono delle security. Infatti se le vediamo come uno strumento finanziario sono appunto delle security, mentre se vengono utilizzati all'interno delle piattaforme per svolgere i servizi per la quale sono stati creati, sono qui il caso degli utility. Se il progetto questo qui di Black Moon, che è ancora in fase di valutazione, dovesse andare in porto, dovesse riscuotere successo, in quel caso potrebbe dare, diciamo così, un precedente, ad esempio alla SEC, che ovviamente spinge per valutare i token delle ICO come delle security, il che cambierebbe un po' gli scenari anche in futuro. Sicuramente però questo è il primo caso veramente in cui si trova questa ibridazione, in cui c'è un IPO classica, cioè un'iniziale offerta di prezzo per una società che si quota in borsa, arriva una società che opera nel mondo blockchain e va a tokenizzare queste azioni. Una sorta di ibridazione, vedremo come va, in caso la fanno. Andiamo in Inghilterra perché la Food Standard Agency ha avviato e completato con successo il primo progetto pilota che riguardava appunto la tracciatura dei beni alimentari sulla blockchain. Il progetto ha interessato un mattatoio e ora già hanno intenzione di proporne altri sempre più complessi per testare insomma la capacità di questa tecnologia. Facciamo ora un salto in Finlandia perché sono stati veramente critici quelli della banca finlandese. Infatti secondo un report scritto da Aleksi Grimm, le criptovalute sono degli strumenti contabili per delle risorse inesistenti. Tra l'altro in questo report, che ovviamente vi lascio il link sotto in descrizione se lo volete andare a leggere, dichiara apertamente che la blockchain, la tecnologia blockchain, non è decentralizzata, anche se distribuita, e anche se sono tutti connessi e tutti ne hanno una copia, sostanzialmente non è decentralizzata ma centralizzata, in quanto poi ogni copia in realtà ha gli stessi identici dati. Quindi quello che tutti pensavano fosse un colpo di genio, cioè di avere dei database sincronizzati e con un consenso su un sistema asincrono, secondo Grimm invece tecnicamente non è praticamente nulla. Andiamo invece a parlare ora di virus e di malware, perché ne sono stati trovati due nuovi. Il primo infetta gli utenti Mac che fanno parte di chat di Discord e di Slack. Ovviamente
chat che riguardano il mondo delle criptovalute, sembra che ci siano dei malintenzionati che emulino, insomma, i profili di alcuni amministratori di chat o comunque personaggi chiave all'interno del mondo delle criptovalute, per poi far scaricare dei file, nella quale poi ovviamente nel file tipo un PDF ci sono dei piccoli programmi malevoli che quindi vanno poi a copiare le password dell'utente. Il secondo malware invece interessa un pochettino tutti gli utenti Windows e va praticamente a sostituire i nostri indirizzi wallet nel momento in cui andiamo a compilare, diciamo così, l'invio. Cioè noi andiamo sul nostro wallet, facciamo solitamente cosa? Copia e incolla dell'indirizzo alla quale dobbiamo inviare i soldi, sia che da un nostro wallet a un nostro exchange oppure a un amico, però si fa copia e incolla per essere sicuri. Quindi c'è questo nuovo malware chiamato hijacker degli appunti, che praticamente va a sostituire durante l'operazione di copia e incolla, anziché mettere l'indirizzo che noi volevamo incollare, va a mettere l'indirizzo appunto dei malfattori, chiamiamoli così, e di conseguenza noi inviamo i soldi volontariamente, teoricamente, a loro, però senza che lo sappiamo. Di conseguenza, per proteggersi, a parte ovviamente l'antivirus, ricontrollate sempre prima di fare invio che l'indirizzo sia corretto. Già basta guardare le ultime 4 lettere e numeri che siano corrette e in teoria non vi sbagliate. E per finire ovviamente parliamo del lancio di Coinbase Custody, il primo servizio dei 4 che faceva parte appunto della suite di Coinbase dedicata agli istituzionali, il servizio di custodia che quindi permetterà, secondo delle norme di sicurezza di standard più avanzate anche in collaborazione con la SEC, di far detenere su Coinbase dei beni criptografici, quindi delle criptovalute, alle persone con grandi capitali. All'inizio il servizio sarà attivo solo per le 4 criptovalute, tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ed Ethereum. In futuro ovviamente Coinbase ha già detto che amplierà questa gamma di criptovalute, per il momento sono queste, e già sicuramente ci aspettiamo i soldi dei buon vecchi miliardari che rifaranno partire il mercato, speriamo. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, per oggi è tutto e come al solito buona giornata, ciao ciao!